Benvenuti a tutti. Oggi è venerdì, 4 novembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Luna acquatica, fautrice di guerra e di pace. La luna acquatica, abbracciata a Giove e Nettuno, parla di amori romantici, timide dichiarazioni e baci al chiaro di luna. Un sogno per i single da tempo in attesa della mezza mela, magari l'avevate a portata di mano, ma ve ne accorgete solo oggi, ahimè troppo tardi. Galeotto, un incontro sui social oppure in treno, facile aprirsi con sconosciuti, anche per timidi del vostro calibro. E va così che, incoraggiati dal trio Sole-Mercurio-Venere nel vostro segno, finite per sviscerare segreti e ricordi della vostra vita. Guerra e pace, invece, tra le coppie già collaudate, anche per voi la bianca signora in fatto d'amore funge sempre da garante contro, però, il caratterino del partner, geloso come Otello, infiammabile come un cerino, soprattutto ora che Urano il ribelle vi dà battaglia dal segno opposto. La coppia è aiutata dall'armonia che c'è nell'ambiente circostante in cui vive. Potrebbe essere anche l'opportunità di nuove amicizie e di nuovi incontri proprio nell'ambiente di lavoro o in cui si vive. I single incontreranno persone interessanti proprio nell'ambiente in cui vivono o lavorano, anche l'anima gemella. Qualcuno si sente ferito da un vostro atteggiamento e cercherà di farvelo lottare in questo periodo. Vi conviene ravvedervi e avere un approccio diverso onde evitare seccature che potrebbero essere così evidenti da danneggiarvi. Oggi non cercate di misurarvi con gli altri e ricordate di mantenere un profilo basso se va a proprio partire sconfitti, è per questo che dovrete saper imporre le vostre idee spiegando per bene le vostre ragioni. Ricordate che non si vince senza almeno tentarci. Oggi le stelle favoriranno i rapporti sentimentali e d'amore e le amicizie di lavoro. Un progetto a cui tieni andrà in porto. Forte intuito. Sogni veritieri. Se vivete una storia complicata cercate di mettere ordine nella vostra vita al più presto e senza mezzi termini o misure. I tempi sono propizi per fare pulizia nella vostra vita. Vantaggi da cause legali, e tutto ciò che farai unitamente agli altri. Giorno ideale per terminar lavori pesanti e noiosi. Serata serena e piacevole per certi aspetti. Dovendo discutere intorno alle vostre idee e alle vostre ragioni, fatelo sempre con tatto e sensibilità, oggi è in agguato l'impulsività che potrebbe rovinare molte cose. Piccola delusione in arrivo, Marte si prenderà a burla di voi facendovi credere cose che non esistono. Alcuni si spazienteranno, ma badate che è solo uno scherzo del pianeta rosso. Un po' di monotonia caratterizza la giornata, riposatevi e rilassatevi leggendo un libro o guardando il vostro programma preferito. Non siete certi dei vostri sentimenti. Forse è il momento di fare chiarezza e sgombrare ombre dal cuore. Incontrerete più volte uno sguardo molto intrigante, che vi lascerà per un po' senza fiato. Se state pensando di organizzare una cena o una serata con una certa persona, oggi sarà il giorno ideale. Se siete preoccupati riguardo ad un lavoro terminato in poco tempo e senza dare troppo spazio a revisioni che permettessero di individuare eventuali errori, oggi sarebbe il giorno adatto, e forse anche l'unico, per poter rimediare. Una persona che conoscete bene o un parente stretto vi insegnerà qualche segreto nell'arte della negoziazione. Nettuno in Pesci è pronto oggi a darvi quelle intuizioni così magiche, tanto capaci di spianarvi la strada e farvi comprendere la realtà meglio di chiunque altro. Questo, in particolar modo se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade. Tra giovedì e venerdì nasce una bella intuizione e sarà più facile ritrovarsi coinvolti da una bella sensazione positiva. Ci auguriamo veramente che voi possiate sfruttare queste 48 ore in maniera attiva. Per fare questo bisogna limitare gli stati d'animo aggressivi e cercare di evitare complicazioni interiori. Non avete ancora portato a compimento alcun compito per questa giornata, ma non vi deve spaventare. Dovete soltanto partire e cercare di dare continuità al vostro solito modo di fare. Inizialmente potrebbe essere più complicato di quel che credete, ma alla fine riuscirete perfettamente a dare delle opportunità a tutti quelli che vi sono intorno, così come loro ne daranno a voi. Compleanno felice,
promettente per i prossimi 365 giorni, a garantirvelo l'abbraccio del Sole, Mercurio e Venere, vale a dire l'autostima, il pensiero e gli affetti, tutti nel vostro segno, ulteriormente coccolati, nutriti e sostenuti dalla Luna armonica nel segno dei Pesci. Amore dunque elevato al quadrato, uniteci anche creatività, sensibilità, intuito, amore per la vita, la natura e gli altri esseri e con ciò disponetevi a spegnere le candeline, con tanti auguri a voi stessi e al mondo che amate. Amore ed Eros. Oggi il battibecco col partner è assicurato, forse per troppo amore, tant'è che passata la Buriana vi ritrovate a fare micio come prima, più di prima. Tenera amicizia in via di sviluppo, il primo step è il dialogo intimo, la carezza poi. Cari Scorpione, i maggiori conflitti ci saranno nelle prossime ore se avete a che fare con persone nate sotto i segni del Toro e dell'Acquario. Quello che non avete avuto negli ultimi mesi sul lavoro arriverà tutto insieme. Non temete. L'estetica è un punto che cercate di migliorare costantemente. Passionali e abili nel corteggiamento, vi fate notare per la vostra capacità di sedurre il vostro aspirante partner. Gli accordi di coppia per il vostro segno zodiacale sono per tradizione quelli con i segni che si legano al vostro elemento d'elezione, ovvero l'acqua. Il Cancro e i Pesci, cui possiamo aggiungere anche il vostro stesso Scorpione, sono tutti segni dotati di fantasia, creatività, emotività. A questi segni possiamo anche sommare i due di terra congeniali allo Scorpione, il Capricorno e la Vergine, capaci di infondervi praticità e realismo. Per una relazione complementare, tuttavia, che vi faccia crescere evolutivamente e trovare elementi di confronto dinamico bisogna andare verso i segni molto dissimili dal vostro, come il Toro appartenente alla Terra, l'Acquario segno d'aria e il Leone segno del fuoco estivo. Lavoro e denaro. Se lavorate in proprio oppure studiate avete perso tempo per via del ponte fuori città, per tirarvi in pari oggi vi tocca sgobbare il doppio. Fate di necessità virtù, chi ha tempo non aspetti tempo, sentenzia il proverbio, e voi di ore e minuti preziosi, tra sogni e chimere, ne avete già persi abbastanza. Assicuratevi di lavorare al meglio delle vostre capacità e di essere all'altezza delle vostre aspettative e responsabilità. Se saprete tenere alti standard arrivare al traguardo che vi siete prefissati sarà un gioco da ragazzi. Molti pianeti in posizione fortunata, il Sole in primis nel vostro segno, stanno preparando una fase di grande soddisfazione professionale, producendo vere e proprie svolte della buona sorte nella carriera. Sappiate apprezzare i doni del cielo senza chiedere ancora di più. In particolare se appartenete alla prima decade. Benessere. Sistema nervoso ancora provato dallo stress di una giornata infernale, la cartina al tornasole e quel piglio aggressivo che ogni tanto riservate anche a chi non c'entra, se siete alla ricerca di un punchball andate in palestra. Alternativa calmarvi con un po' di buona musica e un romanzo avvincente, magari un thriller, il vostro genere preferito. Le tante, troppe attività quotidiane rischiano di farvi disperdere energie in troppe direzioni e di farvi arrivare a fine giornata senza più le forze per prepararvi una cena. Stasera è necessario il riposo. Per lei, coi vostri pupi parlate il linguaggio simbolico delle fiabe, e insieme a loro tornate ragazzine anche voi. Che paura la notte nel bosco con il lupo. Per lui, nervosetti ma non è il caso di scambiare la compagna per il vostro peggior nemico, vi vuole bene e ve le perdona tutte, anche quelle che non dovrebbe, ma il rispetto e la gentilezza rimangono una regola. Colore delle emozioni, verde mare.